di queste ore la polemica che vede protagonista il prefetto di Napoli, che ha di fatto aggredito verbalmente un prete anticamurra come Don Patriciello. Lei ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli interni per chiedere la rimozione del prefetto. Io ho trovato, diciamo, le parole del prefetto di Napoli sconcertanti. Io sono rimasta veramente allibita per l'atteggiamento tenuto dal prefetto di Napoli. Mi sembra, diciamo, ci sia stata più attenzione alla forma che non al contenuto e alle cose importanti che aveva da dire, come sempre dice, devo dire, Don Maurizio, perché Don Maurizio è diventato, in un territorio difficile come sappiamo tutti, un vero e proprio simbolo, cioè un presidio di legalità in una terra complicata. Si è occupato di monitorare i cosiddetti incendi della terra dei fuochi, si è preoccupato di informare la popolazione, di fare una vera e propria, cioè, si è sostituito, la voglio dire così, all'azione dello Stato in un territorio dove lo Stato è stato per troppo tempo assente. Quindi io mi sarei aspettato da un rappresentante delle istituzioni, come dire, un sostegno, un aiuto, un riconoscimento, un ringraziamento a quello che ha fatto questo parroco, rispetto a quello che ha fatto questo parroco coraggioso, e non invece una mortificazione pubblica come è avvenuto. Per queste ragioni io ho chiesto al ministro dell'Interno di rimuovere il prefetto di Napoli De Martino.